Nicola Sizzillo, ecco, raccontiamo prima il tuo gol, quel 2-0, hai un po' emulato Mastalli, anche se la tipologia di gol è stata diversa che ha segnato con la Casertana. Beh, adesso sinceramente non è che mi va tanto di parlare del gol, perché abbiamo perso una partita che non si va a perdere così, purtroppo. Il gol alla fine non è servito a nulla, quindi ormai dimenticato. Ecco, diceva il mister, io anche sul 2-0 alla fine del primo tempo ho richiamato un po' i miei calciatori, ha detto anche che voi eravate increduli, ma tu che cosa pensavi, ecco, dopo questo primo tempo, che c'era la possibilità di portare a casa questa vittoria? Beh, il mister dalla panchina sicuramente vede meglio di noi, ha detto che non ci ha visto, un po' molli, che volevamo un pochino sculettare, quindi aveva ragione. Questo ci deve essere un insegnamento, perché non deve capitarmi più. Ecco, ti vedo troppo demoralizzato, questo non, invece non lo sono i tifosi che alla fine comunque vi hanno applaudito, segno che comunque la Juve Stabia in campo se l'è giocata con il Lecce, che comunque era accreditata per stravincere questo campionato. Sì, vabbè, adesso sono demoralizzato perché la partita è appena finita, quindi mi sembra abbastanza normale. Sicuramente da domani accantoneremo anche questa partita e penseremo al Matera per andare a vincere un'altra partita. Ecco, proprio come è arrivata la partita di Matera? Arriviamo come sempre, con tanta umiltà, dobbiamo cercare di far la partita anche lì e cercare di portare i tre punti a casa. Ecco, guardando invece poi al secondo tempo, la Juve Stabia, oltre al discorso che dicevi tu, forse magari un po' molle, possiamo dire che aveva già messo tutto in campo e anche fisicamente forse siete calati, perché i loro cambi hanno sortito l'effetto sperato, i cambi invece della Juve Stabia purtroppo no. No, ma non è, anche chi è entrato secondo me ha fatto bene per noi. Il calcio è fatto anche di episodi, purtroppo noi non siamo stati bravi a portarceli dalla nostra parte e abbiamo perso questa partita. Ecco, una sconfitta che fa male giustamente, però rimanete ancora in testa alla classifica anche se a pari punti adesso con Lecce, aspettando ovviamente Foggia e Matera stasera. Sì, se noi rimaniamo, siamo a pari punti ora con Lecce, poi vediamo cosa fanno anche le altre squadre. È una sconfitta che non ci deve demoralizzare, perché mancano ancora 5 partite del girone d'andata e tutto un girone di ritorno. Niente, dobbiamo riniziare a pedalare e cercare di non commettere più questi errori che abbiamo commesso oggi. Grazie Nicola. Grazie.